ragazzi, qui Dido Angelimanti con Skinwalker. Quindi, allora, partiamo subito. Tanto mi sono già sputtanato l'intro che ho fatto. Andiamo avanti con Skin. Comunque, minchia, ragazzi, sto gioco è troppo bello. Ci sto dando un'enfasi assurda perché è troppo bello. Allora, andiamo su di qua. Sto cagando in mano. Vediamo se di là c'è un qualcosa. Ah, ok, da questa parte c'è il lago. Non andrò di là. Ok, allora andiamo di qua. Ok, meno male. È così scuro. Non è neanche sta... minchia. Questa nebbia è così spessa. Forse è meglio che torniamo a casa, no? Che è quello il piano. Ah, ok, quindi sì, stanno andando a casa e non nella tenda. Oh, eccolo lì, eccolo lì. Che brutto. Sto gioco mi sta facendo venire i brividi. Cazzo, è bruttissimo. È lì, Dio mio, è lì. E un po' dopo si capì che Darren non aveva idea di dove stava andando. E si stava imprecando e si stava guardando intorno. Abbiamo camminato per così schifosamente tanto ormai. Siamo sicuri che siamo sulla strada giusta, Darren? Ho fatto questo cammino centinaia di volte. Siamo sicuramente sulla strada giusta. Non mi ricordo però nessun tratto della strada che abbiamo fatto prima. Il succo è quello. Ho detto che siamo sulla strada giusta. Belin. Ma mentre il tempo scorreva, divenne ovvio che Darren non aveva idea di dove fossimo. Darren non riusciva a trovare il cammino. Forse era la nebbia, forse era l'oscurità, forse qua qualcos'altro. Comunque, eravamo persi. Continuavo a guardarmi indietro e avevo la sensazione di quando vi sentite che qualcuno vi sta guardando o vi sta seguendo. Porca troia! Quasi calpestai Celeste quando cadde. Aiuti Celeste ad alzarsi? Sì. E prese la mano di Celeste e la rimise in piedi. E stava diventando ancora persino più nebbioso di prima. E se non fosse stato per la torcia, non avrei avuto idea di chi lei fosse. Riconosco quell'albero! Stiamo arrivando a casa! Di nuovo ebbi la sensazione che qualcosa mi stesse guardando. Legato schema mio. Vabbè, comunque sentivo che qualcosa non andava davvero, qualche dove. Vabbè, basta, comunque sentivo che qualcosa non era ok. E mi accorsi che il suono di prima era tornato. Un po' più piano, ma era ancora presente. Incominciai a guardarmi intorno, preso dal panico. E sentì... non so cosa sia, è il count. Boh. Vabbè. Io e Celeste ci stavamo ancora tenendo per mano. Darren, che guidava la fila, Michael, a sinistra. Chi cazzo era il ragazzo dietro, Michael? Oddio! Brividi, porca puttana! Non so cosa sia. Pensai di urlare, ma era preoccupato. Magari se lo avessi fatto, magari quella cosa si sarebbe girata e sarebbe saltata su Michael o qualcosa del genere. Non sapevo cosa fare. Feci scorrere le mie dita su un coltello che mi ero portato dal campo. E allora casa apparve fuori dal nulla. La nebbia stava incominciando a scomparire intorno a noi. Era facile ora capire chi di noi c'era. Guardai alla cosa vicino a Michael. Assomigliava a Celeste. Oddio, ma non era... non la stavo tenendo per mano. La cosa di cui avevo tenuto la mano era piegata di fronte a me,
Non era Celeste. Oh mio Dio! Avrei dovuto correre, urlare, ma il mio corpo, non lo so, stava facendo qualcosa per nessuna ragione. La cosa si girò e camminò nella nebbia. Oddio! Raggiunsi gli altri mentre stavano entrando in casa, praticamente in lacrime. Non riuscivano a trovare la macchina e stavano bisticciando su dove l'avessero messa. E dissi a loro dissi a loro cosa vidi, ma ovviamente loro non mi credettero. Comunque, tutti entrarono in casa di corsa e chiusero a chiave la porta. Oddio, ci ha seguito fin qui! Davvero ci vuole, davvero vuole prenderci! Comunque sembra che non abbia niente con cui sfondare la porta. Che cosa diavolo vuole? Che cosa diavolo vuole da noi? Che cazzo ne so, chiediglielo! Ok, via, 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 via. È una porta resistente, starà su, vero? Ancora io scappo. Oh oh, se n'è andato? Ehi, non toccare la porta! Non stavo per... Ok, siamo qua, siamo al sicuro qui, amico. Celeste cosa dice? Niente. Sta respirando molto pesantemente. Trema. Ok, basta. Grazie, andiamocene. Ah! Merda! Il bastardo ha distrutto il generatore. Ma non può entrare, giusto? Oddio! Ah! Celeste! Sta solo tentando di spaventarci. Prendila con calma. Oddio, ragazzi, sto gioco. Sto incominciando a credere a quello che hai visto prima. Celeste? Oddio. Celeste? Sembra essere andata in iperventilazione. Oddio, no, calmala. È tutto a posto, Celeste. La porta è chiusa. È l'unico modo in cui si possa entrare. Siamo al sicuro qui. Niente risposta. Nessuna risposta, cioè. No! Chi è quello lì? No! Sto gioco! Oddio, chi è quello lì? Che cazzo fai te lì adesso? Come, quando ci sei? Trema! Siamo sicuro qui, stai calmo, amico. Scusate ragazzi se non parlo, ma mi sto cagando addosso. Cosa? C'è un'ombra dentro lì, c'è un'ombra nell'ingresso. Ah, sei tu. Eh? Hai visto qualcosa che assomigliava a me? Meglio non toccarla. Sì, in effetti. Ragazzi, ho visto una cosa dalla finestra, non so se vi può... Ah, aspettate che di qua c'è forse... No. Ho visto qualcosa dalla finestra, non so se... All'improvviso un forte senso di nausea mi colpì. C'era qualcosa nell'aria. Potevo sentire la paura che veniva in me in maniera preponderante. Oddio, oddio, oddio. No. Via, 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 via. Ragazzi, cosa fai? Celeste? Celeste? Che cazzo stai facendo? Celeste, che cazzo fai? Celeste, cosa c'è? Occhio a lei, a letto, a letto, sotto il letto, sotto il letto. La mia testa sta esplodendo. Ah, voglio davvero stendermi, ma devo assicurarmi che tutti siano salvi. Ma no, ma cazzo. Devo vedere come sta lui. Cosa cazzo? Oddio, che è successo qua? Che non mi riesco ad alzare. Oddio,
Ti do una... Ok. Ok, via. Ragazzi, c'è qualcosa che non sta andando molto bene. Tutto ciò. Oh. Oddio, sto suono. Cos'era? Oddio, questo suono. Smettila. Ho letto. Ok, devo stendermi. Non potevo dormire e non l'avrei fatto anche se avessi potuto. Volevo solo riposarmi. Aspettai che il mondo smettesse di girare intorno a me e guardai fuori dalla finestra. No, oddio, chi è quello lì? C'era qualcuno nell'albero. Smisi di guardare, incapace di davvero comprendere ciò che stava accadendo. Non so cosa vuol dire. Celeste entrò nella stanza, passando per la porta, e sembrava pallida. Trascinai fino al letto e la feci stendere. Stava annaspando per avere dell'aria e come se qualcosa la stesse soffocando. In seguito comunque il suo respiro divenne più regolare. E chiesi dove erano gli altri, dove gli altri fossero, e lei credo, magari vuol dire fece di no con la testa. Vabbè, stavo un po' meglio, ma ancora non bene. Ok. Oddio. All'improvviso una voce. All'improvviso si sentì una voce da dietro la porta chiusa. Quello che era ancora peggio comunque era che era la voce di Celeste. Lasciami entrare, Dio! Lasciami entrare! Oddio, minchia, mi sta troppo venendo troppa ansia. Immediatamente. Presi il mio coltello e lo spinsi dentro Celeste mentre giaceva nel letto. I suoi occhi si ingrandirono, pieni di shock e di spavento, ma potevano essere stati fatti così per finta. Che cosa stai facendo? No, io sono quella reale! Quello che è là fuori, quello è l'impostore! Ero in una sorta di trance, insicuro su cosa fare e la stavo fissando. Forse... Non lo so. Poi la sua voce divenne con un tono molto acuto, come quello di una bambina, e tirai via il coltello. Uscì da questo stato di trance e ora la nausea stava tornando, e andai alla porta e l'aprì. Non c'era niente da fuori se non che una scia di liquido nero. All'improvviso mi venne questo sentimento che non fosse una grandiosa idea uscire. Infatti stiamo a casa. Decisi di restare a casa. Dove sono gli altri? Non andrò mai più in campeggio io. Vai. Celeste? All'improvviso sentì questa sensazione nello stomaco, come se qualcosa era davvero fuori dall'ordinario. Non riuscivo a trovare il motivo, ma lo avrei presto scoperto. Oddio! È Celeste! Ah no, Michael giaceva per terra e gli avevano sparato. Ma come sapevo che gli avevano sparato? Era solo una sensazione. Non mi convince. Oddio, anche lui era morto. E anche Darren giaceva per terra. Avevano sparato anche a lui e riuscivo a vedere le ferite causate dal fucile. E poi gli altri cadaveri? Ne mancano alcuni, merda. Ansia. Andiamo a letto. Ok, a letto. A letto.
Oddio, anche lei. Celeste era morta e giaceva in una chiazza di sangue per terra. Sembrava che gli avessero sparato. E il panico incominciò a scorrere in ogni vena del mio corpo. All'improvviso capì. C'era davvero qualcuno là fuori? No. Lo sparo. Cioè, il fucile... Oddio, il fucile a pompa, come era stato tentato... Come mi aveva tentato. Avevo aspettato il momento giusto per tanto tempo. Il momento giusto per cosa, vi state chiedendo? Per uccidere nel momento giusto i miei amici. Per cosa, se no? Aspettate un secondo. Ok, scusate, andiamo avanti. Lo sparo. Oh, come era stato tentante. Dovevo farlo. Non lo so. Comunque mi avevano sempre usato, solo perché non ero niente di speciale. Questo avrebbe dovuto insegnar loro a non fare i cazzoni con me. Tan tan tan. Che figata sto gioco, ragazzi. Dio mio. Che figata. Che figata. Vediamo cosa accade ora. Celeste era morta. Ha crashato, ok. Vabbè, comunque è finito. Wow, cioè davvero. Fighissimo, ragazzi. Io ci ho dato un'enfasi assurda perché mi è piaciuto davvero un bordello, ragazzi. Mi è piaciuto davvero troppo. E perciò ci ho dato un'enfasi assurda. Davvero bellissimo, narrato strabene. I dialoghi mi sono piaciuti un sacco. Il modo in cui erano tutti nel panico, cercavano di calmarsi a vicenda, è stato strabello. Quindi un applauso, perché questo gioco mi è piaciuto davvero troppo. E comunque, se avete altri giochi così da consigliarmi, in stile Aon, Ib, Pokémon, in stile questo, comunque con visuale dall'alto così, fatemelo sapere che lì andrò a giocare. Questo video finisce qua. Ci vediamo nel prossimo video di qualunque cosa sarà. Lasciate un mi piace, un commento, dentro di fan su YouTube. Ragazzi, ciao!